questo appuntamento è un grande appuntamento. Ah, sicuramente, questo è forse uno dei più grandi festival che abbiamo fatto, anche perché ci sono state delle novità particolari, che si è un po' inventato Antonio Di Marco alcune cose di avvicinamento, quindi ha coinvolto un po' tutti i borghi dell'Abruzzo. Abbiamo presenze nazionali da Gravina, dalla Benedetta Rinaldi, abbiamo Osvaldo Bevilacqua che sarà presente in tutte e tre le giornate, ma lo stesso Daniele Mocio, insomma personaggi come il vicepresidente dell'ENI che parlerà di comunità energetiche, Grazia Francescato, insomma veramente tanti nomi che aiuteranno i borghi più belli a fare passi avanti rispetto alle riflessioni che occorre mettere in atto. Quanti sono i borghi più belli d'Italia? Oggi 334. Come vengono scelti? Beh, la scelta è abbastanza attenta. Innanzitutto in questi anni abbiamo modificato il nostro modo di valutare il borgo. Abbiamo sempre di più ristretto, siamo diventati sempre un po' più rigidi. Borghi d'Abruzzo e del Molise, ce ne sono qualcuno che sta bussando al convento per entrare? Ce ne sono tanti, però noi abbiamo delle regole molto ricche. Per esempio? Ecco, per esempio, noi adesso ci siamo dati una regola fondamentale, che è quella di una certa equità delle province. Ci sono delle province che hanno più borghi rispetto ad altre. Allora noi vogliamo, quando riceviamo delle domande, facciamo una prima cernita e andiamo a visitare prima quei borghi che fanno parte delle province con meno borghi rispetto agli altri. Lei è nato in città o in un borgo? In città. Le sarebbe piaciuto di più nascere in un borgo o non ci ha mai pensato? Non ci ho pensato, però ho vissuto spesso d'estate in piccoli centri, proprio perché magari gli zii oppure i suoceri vivevano in un piccolo centro e io approfittavo, e quando andavo in questi paesini era tutta un'altra vita, me ne accorgevo. Poi rientrando a Roma c'era di nuovo il caos, le cose, quindi tenevo conto delle due cose, facevo un raffronto sicuramente. Io ricordo che quando andavo dai miei zii, quando si faceva notte in campagna, era notte per davvero. Ah sì, vedevamo le stelle, cosa che a Roma non si vedono più tante quante nei cieli dei nostri borghi. Beh, essere nato in città, essere vissuto in città è la buona motivazione per scappare nel borgo. Ah, sicuramente, appena avrò finito qui sicuramente me ne andrò in un borgo.